primo Family Day all'azienda RDR di Torre del Greco. Un momento di condivisione e aggregazione con le famiglie dei dipendenti e dei collaboratori della storica azienda eccellenza del territorio. Un'occasione di confronto e di trasmissione di quelli che sono i valori fondanti. Invitare qua, se Family Day, tutte le famiglie dei nostri collaboratori è stato effettivamente un momento importante. È la prima volta che lo facciamo come azienda, così fatto così, in questo modo. È veramente l'occasione che si conoscono da loro, le famiglie. È un centro di aggregazione effettivamente che si possono veramente trasferire valori, diffondere valori, e come tutti i centri di aggregazione, diciamo, devono avere una responsabilità sociale in questa direzione, e questo è il nostro obiettivo, di coinvolgere sempre di più le famiglie, ma noi vorremmo coinvolgere la città tutta di Torre del Greco in questo progetto. Questa, diciamo, è l'idea nostra. È un'azienda fatta con tanti piccoli pilastrini, diciamo così, e ognuno fa la sua parte. Questa è la nostra forza. Tanto è stato fatto e tanto c'è ancora da fare. Le sfide future dell'RDR vanno in una duplice direzione. Da un lato l'innovazione e la digitalizzazione, dall'altro la sostenibilità. L'idea è quella di cavalcare o comunque di seguire l'orme di mio padre. Ovviamente è un'azienda che è nata e che ha sicuramente i principi, i valori familiari. Oggi è dimostrato in realtà con questa bellissima, meravigliosa giornata, un'azienda che ha ormai quasi 50 anni, fondata appunto da mio padre. Il mio umile auspicio è di riuscire, io assieme ovviamente anche alle mie sorelle, all'amministratore delegato Luca Serena, a riuscire a proseguire, a portare avanti questo meraviglioso sogno appunto sulle orme di mio padre. Noi oggi stiamo puntando come RDR su due driver di sviluppo, cercando di perseguire anche la linea dell'internazionalizzazione. Quindi oggi siamo presenti lungo tutto lo stivale, ma l'idea è andare anche oltre, chiaramente, quindi oltre l'Italia, e seguire appunto un sogno europeo, come dicevo appunto, seguendo due driver, quello della innovazione e digitalizzazione, che oggi è sempre più un driver di sviluppo, di sopravvivenza, e poi stiamo seguendo un percorso, e oggi ne è una dimostrazione, all'insegna della sostenibilità che è in senso lato, quindi non soltanto economica, non soltanto ambientale, non soltanto sociale. Tant'è vero che da qui a qualche mese RDR diventerà una società benefit, il cui scopo non sarà più quello solo del profitto, ma avrà bensì un duplice scopo, quello del profitto e quello del bene comune. Sono Donatella Di Ruocco, appunto presidente della Fondazione Di Ruocco Francesco, che è nata appunto a gennaio del 2021. Inizialmente la fondazione è nata per migliorare il benessere dei dipendenti delle aziende RDR, Comid e DARF, ma abbiamo ritenuto necessario aprirci al territorio e quindi di potenziare attraverso il benessere dei dipendenti anche il benessere del territorio. Uno degli scopi della Fondazione Di Ruocco Francesco è proprio quello di trasferire una cultura di impresa sul territorio, ma anche di essere portatrice di cultura a più livelli, in quanto siamo convinti che un cambiamento può avvenire solo tramite un passaggio culturale. Dopo questi anni di pandemia si è reso ancora più necessario ed evidente il bisogno di relazione e di incontro con l'altro, di cui appunto questo primo Family Day aziendale è una chiara espressione. Sono emozionata e felice per i progressi che sono stati fatti in questi anni e vedere felice mio marito con i rispettivi figli e tutta l'azienda. È una giornata bellissima di cui siamo molto contenti ed orgogliosi. È la prima volta che facciamo un Family Day. Abbiamo pensato, dopo due anni di Covid che ci ha tenuti lontani, di festeggiare con i nostri collaboratori, ma soprattutto con tutte le loro famiglie, una giornata insieme all'ordine della spensieratezza, dell'amicizia, facendo anche conoscere alle famiglie il posto dove i loro cari lavorano, in modo che vedano gli uffici, gli automezzi che utilizziamo e che siano appunto anche loro parte della grande famiglia del gruppo Di Ruocco Holding. Momento in cui tutti ci si incontra, il gruppo tra l'altro è cresciuto molto in questi ultimi anni, RDR forse a Torre del Greco è la più conosciuta, però la Di Ruocco Holding ormai è una realtà a livello non solo campano, perché siamo tra le 500 top aziende campane, ma è ormai un gruppo leader in Italia, dove all'interno della Di Ruocco Holding troviamo non solo la RDR, diciamo il gruppo storico da cui è nato il signor Franco Di Ruocco, ma troviamo Comid, troviamo DARF, troviamo Officine
Cucine, RDR, Aviomar, troviamo la Fondazione di Ruoco, quindi un gruppo di aziende che si muove su tutto il settore del ciclo idrico integrato delle acque, che ormai ci vede leader, e questa leadership nazionale è grazie all'impegno e allo sforzo di tutte le persone che la compongono e che oggi in qualche misura vogliamo festeggiare. Nel corso della domenica trascorsa insieme, l'azienda ha voluto anche dare dei riconoscimenti ad alcuni dipendenti. L'RDR negli ultimi anni ha avuto una crescita soprattutto numerica importante e penso che questa sia una bella occasione per conoscerci un po' tutti, no? Impiegati, anche dirigenti, operai, siamo qui per conoscerci noi e le nostre famiglie per passare una bella giornata insieme. L'RDR è una bellissima realtà torinese, ma io dico adesso nazionale.